Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo dinanzi ad una statua che tanti devoti di Padre Pio, tanti pellegrini che giungono qui nel complesso religioso di San Giovanni Rotondo, di San Pio da Pietrelcina, conoscono benissimo. Quanti non conoscono forse, che vi invito anche a rileggere, è una lettera custodita nel primo epistolario di Padre Pio, quello che raccoglie le lettere con i suoi padri spirituali, Padre Agostino e Padre Benedetto. È una lettera del 20 dicembre del 1918, dove si parla di un qualcosa di eccezionale, la piaga mistica del cuore. Sono a voi di ritorno con l'animo traboccante di dolorosa amarezza, scrive Padre Pio. Un fuoco divoratore mi investe tutto e tutto mi tiene un doloroso reliquio. Le fitte tenebre mi coinvolgono tutto, una forza potentissima di essere quasi invisibile mi disperde e mentre ritento a raccogliere i residui dispersi dalle mie facoltà tutto torna a smarrirsi e viene come stritolato, annullato dal tutto. Mio Dio, sono a te in profonda confusione, scrive Padre Pio. Ricordiamo che Padre Pio aveva ricevuto le stimmate il 20 settembre di quello stesso anno. Che cos'è mai questo, lamentarsi con Dio di tanta durezza e colpa? E se è colpa, come si fa a soffocare questi lamenti quando una forza a cui non si può resistere mi spinge senza poterla frenare in nessun modo a lamentarmi col dolce Signore? Da più giorni avverto in me una cosa simile ad una lamina di ferro che dalla parte bassa del cuore mi si estende sino a sotto la spalla destra, in linea trasversale, mi causa dolore acerbissimo e non mi lascia prendere un po' di riposo. Cos'è mai questo? Questo fenomeno che incominciai ad avvertirlo dietro un'altra apparizione di quel solito misterioso personaggio del 5 e del 6 agosto e del 20 di settembre. Ecco, nel cuore di Padre Pio, meglio dalla parte di esso, si era formata una mistica piaga che fece uscire in lamenti il fortunato malato. Chi è tra i mortali che possa individuare quanto sia profonda la ferita che si è aperta dalla parte del cuore? Padre Pio, ammalato di cuore. Mancava soltanto quel suggello di amore che terminò con questa piaga fisica del cuore. E lui lo racconta il 20 dicembre del 1918.